Ciao a tutti, oggi siamo a Vicenza e vi accompagniamo a visitare questa bellissima abitazione. Prego! Entriamo e vediamo subito che il nostro protagonista è il pavimento in legno. Questa è un'abitazione in legno, tra l'altro, quindi abbiamo voluto rispettare la struttura e lavorare con materia naturale. Si tratta di una spina italiana rovere tabacco. È un campione che abbiamo realizzato apposta per questo cliente, quindi è stata una scoperta per noi, ma soprattutto per la cliente che se n'è innamorata perdutamente. Devo ammettere che una volta posato il risultato è ancora più bello delle aspettative. Il pavimento abbraccia tutta quanta l'abitazione, quindi sia il piano terra che il piano di sopra. L'unico elemento che va un po' a staccare è questa scala a sbalzo e vi accompagno a visitare il resto dell'abitazione. Abbiamo questa tramezza che divide la zona living dalla cucina. Il legno abbraccia tutta quanta la cucina. Cucina con piano ingresso, frontali ingresso e arriva anche all'interno della nostra sala da pranzo. Dalla sala da pranzo vi accompagno al bagno della zona giorno e vi faccio notare le porte a filo rivestite da questa bellissima carta da parati. Entriamo all'interno di una di queste porte e ci troviamo nel bellissimo bagnetto della zona giorno, che è una piccola chicca progettato anche in maniera abbastanza pulita, quindi il pavimento in legno sale al rivestimento e poi ci facciamo avvolgere da questa carta da parati assolutamente naturale che ci dà un sacco di vibrazioni positive. Andiamo nella zona notte, dove troveremo gli altri due bagni che abbiamo curato in questa abitazione e anche il resto della pavimentazione. Com'è bello il gioco di luci tra gli chiari scuri. Pavimento che, nonostante la dimensione della spina sia più piccola, tende ad allargare gli spazi. Anche nel corridoio valorizza tantissimo gli spazi piccoli e rende l'ambiente molto più luminoso, più ampio. Entriamo nella camera padronale ed entriamo all'interno del bagno padronale. Nel bagno padronale abbiamo scelto l'eleganza, quindi un bagno molto pulito, raffinato, in grandi lastre, a rivestimento. Il pavimento è a filo con il piatto doccia, anch'esso realizzato su misura ingress. Qui i dettagli sono la rubinetteria in acciaio inox e, secondo me, un dettaglio molto pregiato è la composizione del mobile da bagno, che è stata fatta completamente su misura con lo stesso legno del pavimento e il piano in lamiera. Adesso vi accompagno nella camera padronale, vi faccio notare come questo pavimento, anche se viene definito un rovere tabacco, quindi una colorazione che richiama dei toni scuri, in realtà è estremamente luminoso e lega benissimo sia con i serramenti scuri, che in questa abitazione sono molto affascinanti, ma anche con uno stile un po' più classico dell'arredamento. Vi accompagno a vedere l'ultimo bagno di questa splendida abitazione, che è il bagno dei ragazzi, che abbiamo curato realizzandolo interamente in gres. Quindi sia i pavimenti che i rivestimenti sono stati realizzati con queste grandi lastre di gres color bruno, un gres opaco, molto tecnico, molto affascinante, che lega bene con i contrasti chiari, quindi sia con le pareti che abbiamo scelto di progettare chiare, che con l'arredamento che abbiamo realizzato bianco opaco. Bellissime le cementine valorizzate anche dalle nicchie, dall'illuminazione e sempre affascinante la nostra rubinetteria in acciaio inox.